Riapertura delle discoteche al 35% della capienza massima al chiuso e al 50% all'aperto. Obbligo di Green Pass e della mascherina ad eccezione del momento del ballo. Con queste condizioni il Comitato Tecnico Scientifico offre il primo spiraglio alla riapertura di quei locali da ballo messi in ginocchio da inizio pandemia dal più alto livello di limitazioni fra le varie attività economiche. Condizioni di riapertura giudicate però completamente insufficienti dal SILB FIPE, che è il sindacato dei locali da ballo legato a Confcommercio. Innanzitutto c'è da precisare che questo è un parere del Comitato Tecnico Scientifico, che si deve poi tradurre in un atto del governo, in una disposizione di legge. Quindi per adesso siamo ancora a un parere. E questo parere comunque, che identifica nel 35% la capienza massima autorizzabile, non soddisfa la categoria. In questo 35%, tra parentesi, è considerato anche il personale, quindi addirittura siamo anche a livelli più bassi. Dalle altre parti si aumenta per le discoteche, che è l'ultimo dei settori produttivi ancora chiusi, diciamo, si parla ancora di capienze limitate. Ecco, è corretto dire che a queste condizioni è più conveniente non riaprire? Io farei un distinguo però su questo discorso, perché effettivamente una discoteca classica, quella frequentata da giovani, ha delle problematiche di gestione, di personale, eccetera, in cui il 35% della capienza non è forse conveniente economicamente. Già molte discoteche lavorano con delle capienze più basse rispetto a quelle che potrebbero far entrare la clientela per un'altra serie di motivi. Quindi per la discoteca classica veramente forse non c'è la convenienza. Per la tipologia di locali invece delle nostre zone, parliamo di dancing, balere, sale da ballo frequentate da persone adulte e così via, diciamo che anche il 35% è un incentivo comunque a far ripartire il settore. Ma l'azione del SILB in questi mesi è sempre stata costante, diciamo le trattative al tavolo sono sempre state portate avanti. Il problema è che per parlare bisogna essere in due, quindi il SILB si è trovato sempre da una parte degli esponenti del governo che assicuravano la loro disponibilità, dall'altra il Comitato Tecnico Scientifico invece, e con quest'ultimo parere del 35% di capienza limitata lo conferma ancora una volta, non ci vuol sentire insomma.